La legge deve andare avanti. L'ho già detto, sì. Chi paga per questa responsabilità politica? Fino a quando sarete comunque disposti a evitare di togliere il simbolo alla Giunta Raggi? No, noi toglieremo il simbolo e allontaneremo dal Movimento 5 Stelle tutti coloro che si comportano fuori dai valori del Movimento 5 Stelle o addirittura violano la legge, come in questo caso. Il caso De Vito è un caso che rappresenta il motivo per cui il Movimento 5 Stelle può dirsi diverso da tutti gli altri. Noi abbiamo sbattuto fuori De Vito in 30 secondi. Ieri la Commissione Antimafia del Parlamento ha certificato che ci sono impresentabili nelle liste dei partiti in Calabria e nessuno ne sta parlando, ma soprattutto nessuno li sta cacciando dalle liste. Nessuno sta prendendo le distanze, anzi si prenderanno pure le preferenze. Detto questo, chi paga? Con la legge spazzacorrotti, se De Vito sarà colpevole, pagherà un bel po'. E se ci sarà bisogno di risarcire anche i danni, dovrà risarcirli. L'unica cosa, lui si può difendere in processo, ma a chilometri di distanza dal Movimento 5 Stelle. Non c'è un discorso di prevenzione, cioè non aver saputo prevenire e controllare su questi punti? È il primo caso in 10 anni, quindi credo che la prevenzione del Movimento abbia funzionato, visto che gli altri ne hanno centinaia. Però di questi casi. Salone, insomma, sono stati, hanno avuto ruoli apicali anche nel Movimento. Marra è stato arrestato per un fatto che riguardava la giunta Alemanno. Per quanto riguarda Lanzalone, era un avvocato di cui si dotava. Questo è il primo di cui si dotava la giunta nel caso, nella questione Acea. Questo è il primo caso di una persona iscritta coinvolta in un affare del genere e credo che la reazione sia stata esemplare e ci permetterà di continuare a camminare a testa alta. Grazie.